Dicevamo nel precedente video che qui a Scandale la gara è stata sospesa dall'arbitro Nicolò di Reggio Calabria. Si è dimostrato una vera femminuccia, non era solo entrato un tifoso che tra l'altro nell'entrare in campo si era pure fatto male cadendo dalla recinzione. Come una femminuccia trotterellando si è rintanato negli spogliatoi questo arbitro che è arrivato da Reggio Calabria, visibilmente stanco, quindi per l'ennesima volta la FIGC di Crotone e l'AIA riescono a rovinare una stagione dello Scandale. Certo, ci hanno messo un po' anche di loro nel protestare. Intanto la gente, una parte della gente abbandona lo stadio con le macchine. È rimasta davvero poca gente sugli spalti, mentre altri aspettano non si sa che cosa a questo punto lì fuori dal campo. Intanto i tifosi del Rocca Bernarda festeggiano. E ne hanno anche ragione, fa parte dello sport anche questo. Sì, non abbiamo più dubbi, ci sono borsoni che escono, quindi l'arbitro avrà fischiato nel suo spogliatoio la fine. Ricordatevi il nome di questo altro personaggio che entra nella storia dello Scandale, Nicolò di Reggio Calabria, riuscito a rovinare una gara tranquilla per la smania, questi personaggi che si sentono dei santi in terra, di sventolare all'aria cartellini così all'impazzata. E niente, è normale che con due giocatori fuori qualche animo si sia un po' eccitato. E niente, non c'è niente da fare, lo Scandale paga colpe non si sa di chi. Giuseppe Tallarico, presidente della FIGC di Crotone, Sergio Contarino dell'AIA di Crotone, hanno problemi loro atavici contro questa squadra che ha dato tanto al calcio.